Incubatore d'impresa. Inaugurato al Polo Scientifico di Sesto lo spazio dedicato alle nuove aziende, che saranno sostenute dal lavoro innovativo dei ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze. Villa Favart, presentato dopo il restauro lo splendido edificio che ospita il conservatorio. Volontariato, il sostegno della provincia alle attività della Misericordia di Rifredi e della Fratellanza Militare. Moda, organizzata una sfilata dedicata alle signore over 75 per creare un ponte tra le generazioni e ribadire la forza della bellezza al di là dell'immagine. È stato inaugurato la settimana scorsa al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino un incubatore per le imprese. Di cosa si tratta? Parlare di un incubatore significa parlare di uno strumento molto particolare, ma anche molto importante per l'economia e per il futuro dell'università italiana. In soldoni significa uno spazio che consenta di attivare, di avviare nuove imprese, in particolar modo ai giovani che hanno voglia di futuro, ai giovani che non vogliono passare la propria vita a lamentarsi, a rassegnarsi. E questo spazio è uno spazio nel quale l'università dà una mano, crea non soltanto delle condizioni logistiche per far funzionare le cose, ma crea il supporto, l'aiuto, il sostegno da parte dei professori e dei ricercatori. Praticamente, inaugurando il nuovo incubatore nel Polo Tecnologico di Sesto Fiorentino, la provincia di Firenze, assieme alla regione e all'università, è come se avesse scelto il futuro. Noi siamo tutti innamorati di Firenze, siamo tutti innamorati del nostro passato. Però questa terra, questa provincia, questa realtà non può limitarsi semplicemente a vivere di ricordi o a diventare un museo a cielo aperto. Ecco che allora è importante il lavoro insieme dell'università, della provincia e della regione per dare uno spazio, per dare una occasione, per dare una possibilità ai giovani talenti di questo territorio. È la prima esperienza di questo genere? È davvero uno strumento innovativo, soprattutto in Italia. Ci sono tante realtà nel mondo, gli Stati Uniti, l'India, la Cina, dove il Giappone, dove la logica dell'incubatore è molto diffusa. È normale, cioè, che l'università abbia degli spazi per le aziende, o meglio, per le aziende che devono nascere, che devono crescere, che devono inventarsi. È un modo bello, perché è come se la comunità dicesse: tu hai un'idea? Vieni, io ti do una mano a realizzarla. Invece da noi, solitamente chi ha un'idea è visto sempre un po' come pericoloso, si cerca di tenere a distanza. Con la logica dell'incubatore cambia l'impostazione. Noi diciamo ai ragazzi che hanno un suggerimento, un sogno, un'idea, una tenace speranza a cui aggrapparsi, di mettersi in moto, di crederci, di provarci. Qualcuno funzionerà meglio, qualcuno andrà peggio, ma l'idea che questo territorio possa non semplicemente star lì ad aspettare il futuro, ma abbia voglia di aggredire, di costruire, di rispondere a questa logica, no? Oggi tutti dicono crisi, 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 a me sembra una cosa molto bella, e quindi ben volentieri la provincia ha dato un contributo economico forte, ha aiutato alla creazione di questo spazio ed è convinta che tante giovani imprese potranno nascere nell'incubatore del Polo Tecnologico di Sesto Fiorentino per poter far sì che il nostro territorio sorrida di più al futuro.